Buongiorno, allora mi trovo in un posto che si chiamava Leuca Piccola, che era una zona di sosta per i pellegrini che andavano a Leuca per fare il pellegrinaggio. Dista circa 15 km da Leuca. Vedete, qua si abbeveravano i cavalli, qui sta una fontana in ristrutturazione. E questa è una piazzetta grandissima, vedete, dove praticamente dimoravano oppure passavano la notte questi pellegrini. Adesso vi faccio vedere, è chiaro che questa è anche una chiesa un pochino abbandonata, ma non tanto perché la stanno ristrutturando. Vedete? Sulle orme dei pellegrini attraverso la scoperta e il racconto di tre snodi importanti nell'antico cammino verso Leuca, il santuario di Santa Maria di Ruggiano, quello di Santa Maria di Belvedere e a Barbarano, che sarebbe questo posto qua, dove praticamente, diciamo, sostavano i pellegrini. Vedete cos'è rimasto? È un posto bellissimo. Questa è una vecchia quercia che dicono che abbia più di 1000 anni. È stata tagliata, vedete? E che sotto questa quercia non è una quercia, è una carruba, scusate. Infatti, vedete le carrube? E sotto questa carruba si riposavano i pellegrini. Vedete com'è selvaggio il posto? Ora vi faccio vedere una vecchia fontana, questa qua insomma è recente rispetto a quell'epoca. Questa parte che voi vedete è la parte di dietro di un frontale dove stavano praticamente una specie di albergo. Vedete? Ora guardate un particolare, vedete queste scalinate? Qui si metteva il cavallo su questo fianco e poi da qui salivano qua e poi salivano sul cavallo. Questa è la parte esterna, è rimasto solamente qui anche si saliva e si scendeva per andare sul cavallo. Guardate che bello, guardate. Immaginatela 3, 4, 500, 600 anni fa. Vedete? Allora, venivano da quella strada che vi ho fatto vedere all'inizio, si riposavano qua e poi riprendevano la strada, che è questa, per andare verso Leuca. Guardate, tutto abbandonato, tutto in abbandono. Guardate un po' che bello. Questo è un pozzo dove si prendeva l'acqua. Molto bello, vero? Percorriamo un tratto di questa strada. Guardate qua, vedete?
rubato una mela, no, come si chiamano queste qua? Poi lo chiediamo a Graziella. Vedete? Adesso là è chiaro che sono delle case moderne, mentre là in fondo vedete sta un boschetto dove praticamente si andava a caccia. Guardate un pochino come prosegue questa strada. Adesso è asfaltata, ma prima era, diciamo, tutta bianca con le pietre, dove praticamente. Qua è stata pure allargata, però non tanto perché il muro da una parte e l'altro muro dall'altra è abbastanza. Vedete, queste tutte le spalle e la strada prosegue. Vedete, proprio un'antica strada di campagna con tanti, tanti anni sulla schiena. E poi man mano che passavano mangiavano la frutta, vedete? Fichi. Su questo antichissimo albero di oliva cascò un fulmine tempo fa. Guardate un po', guardate che cosa ha fatto questo fulmine. E adesso l'olivo sta riprendendo nonostante la xylella. Questi sono proprio alla parte esterna. Ritorniamo alla base. Queste sono antiche case, antiche paiare, guardate. Guardate che bellezza. E qua non passa un'anima viva, eh? Ogni tanto passo io. Può darsi che ho il ricordo dei miei antenati che passavano da queste parti. Vedete? Un'altra. Andate. La regaliamo a Graziella. Rubato. Guardate quante ce ne stanno, è pieno là. Le ho prese per ricordo, anche perché è una bella propaganda che sto facendo a questo luogo. Questo è, si trova a Barbarano, frazione di Morciano, prima di arrivare, si chiama Leuca Piccola. È come se fosse una piccola leuca prima di incontrare la leuca grande. Vedete? Di nuovo per tornare alla macchina. Spero che questo piccolo filmato vi sia piaciuto e spero che potrà riportare dei ricordi anche a tante persone di queste parti che non vengono da molto. Quindi è dedicata a tutti i pugliesi, i salentini che sono stati costretti ad emigrare, non salendo sul cavallo come qua. Arrivederci amici, spero che vi sia piaciuto questo filmato e che sia riuscito bene.